ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi postazione un po' diversa perché appunto sto costruendo piano piano lo studio, come vi ho detto nel video degli obiettivi di settembre, e quindi voglio, diciamo, piano piano provare a testare nuove inquadrature, nuove cose, però ovviamente è in via di sviluppo, quindi non vi spaventate se vedete un po' di cose che non vi tornano, ma col tempo piano piano studierò a una nuova, diciamo, disposizione per fare dei video. Comunque partiamo subito col video di oggi perché ho diversi prodotti finiti, bocciati, eccetera, quindi partiamo subito perché non voglio che duri troppo un'eternità questo video. Partiamo con la mist di Etera Cosmesi naturale, la Luxe Watermelon Hydra Mist. Questa qui ve ne ho parlato un sacco di volte, ve l'ho detto veramente tantissime volte che la amo, anche se questa volta mi ha veramente fatto esasperare il packaging perché dopo un po' non spruzzava più niente, nonostante io all'interno sentissi ancora del prodotto, quindi sicuramente da rivedere il packaging, ma come mist, diciamo, per ogni tanto rinfrescarsi, idratarsi, questa è veramente ottima. Siero di Revolution dal 10% di niacinamide e 1% di zinco. Secondo me mi ha aiutato con i brufoli, ancora li ho, ancora ci sto lavorando, ma tempo al tempo riusciremo a fare tutto, però secondo me può essere un siero veramente carino. Mi è durato abbastanza e valuterò se ricomprarlo. Per adesso faccio una pausa perché ho altri sieri da usare. Tonico zuccherino viso idratante lenitivo di Bio Boutique La Rosa Carina. Questo mi è piaciuto veramente un sacco, a partire dal profumo dolce buonissimo spruzzo che mi piace molto perché era molto diffuso. Infatti l'avevo provato a lavare per togliere il residuo, per riutilizzarlo, perché io amo spruzzare il tonico piuttosto che usare i dischetti o le mani, però non lo so, non ci riesco a togliere il prodotto che si è troppo insediato all'interno perché non lo so, forse è un packaging di plastica dura che si fa fatica, insomma, a pulire, non è di vetro. Però veramente questo tonico, raga, fantastico. Probabilmente più avanti lo riprenderò, oppure lo riprenderò in un altro profumo per provare, perché sapete, io sono curiosa, amo provare profumi nuovi, cose nuove, però come tipologia di prodotto questo è veramente super 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 approvato. Poi passiamo a questa maschera idratante antirughe del brand Api Vita. Non l'ho finita, ce n'è ancora un po', ma ormai era passato troppo tempo perché dura un anno, ma ce l'ho sicuramente da più tempo di un anno. E niente, mi è piaciuta, non è male, diciamo che è idratante più che altro. Io non so neanche perché ho comprato un antirughe tipo 2 anni fa, però diciamo che adesso mi sto avvicinando ai prodotti antirughe perché è meglio prevenire che curare. Però sì, niente di troppo eccezionale, però è stata carina come maschera. Crema Eau Claire Duo Plus della Roche-Posay, mi piace molto, idratante ma non troppo. Infatti probabilmente nell'inverno dovrò, diciamo, aggiungere qualcos'altro perché da sola non basta, però crema molto carina, soprattutto se soffrite come la sottoscritta di pelle impura, grassa, con brufoli, eccetera eccetera. Mist di Sol de Janeiro Coco Cabana, questo è un profumo stupendo, l'ho finita, ce l'avevo secondo me anche da 2 annetti, e amo i profumi al cocco di Sol de Janeiro, ma amo ancora di più quelli al caramello. Però comunque mi è piaciuta molto, l'ho usata tutta, super fresca, super estiva. Infatti ho cercato di finirla in questo periodo estivo perché appunto sapevo già che d'inverno non l'avrei utilizzata. Scrub Corbo Esfoliante Le Vegan Nutre di Vivi Verde Coop, che c'ha anche dei capelli, vabbè, era in doccia, raga, scusatemi se è sporca. Comunque questa qui è veramente un sacco carina, non costa tanto, è esfoliante per il corpo ma non è aggressiva, è molto molto delicata, lascia un leggero profumo agrumato, niente male. Secondo me veramente un sacco valida. Se andate alla Coop, provate a prendere questo prodotto per il corpo perché non costa tanto e secondo me è super promosso. Maschera viso di Sephora, questa al cocco B3, idratante soprattutto post esposizione solare, perfetta perché è molto fresca e veramente vi aiuta un sacco. Mi è piaciuta molto, è stata anche la mia preferita negli ultimi tempi. Diciamo che in questo prodotti finiti ci sono molti prodotti che mi sono piaciuti veramente tanto. Molto valida secondo me. Provatela questa maschera al cocco se vi piace il cocco soprattutto, perché è veramente idratante, buona e non costa neanche tanto. Questa invece, ecco, l'ho appena detto che era un video bello positivo, questa invece per me è un bocciato ed è una maschera di Nakomi Honey Face Mask. La prima volta che l'ho provata mi era piaciuta tantissimo, ma come si può intravedere dal packaging all'esterno, ha una consistenza troppo tipo collosa, proprio come il miele vero, quindi questo mi fa dire wow, naturale, però ci sono anche dei limiti, nel senso che comunque a metterla mi si appiccicava addosso. Questa è ideale anche per contorno occhi e labbra, diciamo che
quando la togli veramente ti senti nutrito, ma ci metti una vita a toglierlo, è colloso, sembra veramente di mettersi dei pezzi di colla sul viso ed è una sensazione veramente orrenda. Io ogni volta quando dovevo passare questi 10-15 minuti di posa soffrivo come pochi, anche perché col fatto che lo mettevo sul contorno occhi, se chiudevo gli occhi rischiavo tipo di incollarmi l'occhio. Cioè raga, non ve lo auguro veramente, peccato perché mi piaceva un sacco come effetto, però se mi devi far passare un'esperienza prima di avere l'effetto wow, veramente orrida, per favore, evitiamo, preferisco altre maschere. Quindi questa l'ho usata qualche volta, mi sono sforzata, però poi ho detto basta perché non ce la posso fare. E poi mi ha iniziato a sporcare l'acqua a lungo, perché ogni volta che la aprivo colava tutto, mi ha iniziato a sporcare tutto il mobiletto dove la tenevo, e poi anche fuori si può vedere palesemente com'è rovinata. Quindi ho detto basta, lasciamo stare, passiamo ad altro. Maschera viso Superfood Marine Clay Mask di Plantific, questa qua l'ho anche messa pure questa nei preferiti perché mi era piaciuta veramente tanto. L'unico, diciamo, effetto negativo, l'unico contro è che è una maschera che, diciamo, che dopo che la togli rimane un po' il verde sul viso e macchia anche il lavandino, quindi se avete un lavandino bianco a cui tenete, magari l'ho sporcato ogni volta, dovete subito lavare, però ha un effetto veramente molto purificante e anche idratante allo stesso tempo. Quindi come maschera mi è piaciuta, non ha un costo esagerato e vi dura abbastanza, quindi nel caso su Amazon questa la trovate e l'unico contro, secondo il mio punto di vista, è solo quello. Mascara di Espresso, questo qua in colorazione mocha, che è quella marrone, l'ho anche ricomprato perché mi piace molto. Diciamo che penso sia uno dei pochissimi mascara che ultimamente provo marroni. Mi rendo conto che il mascara marrone è molto più soft su di me, mi dona molto di più rispetto al nero, anche se adesso ho miliardi di mascara neri da usare, quindi li userò, però penso che una volta comprati tutti, cioè finiti tutti quelli, non li comprerò più, almeno eviterò, perché mi rendo conto che il mascara nero come ho questo, cioè non è che mi sta male, però se è molto intenso mi sbatte un po', avendo io, credo almeno, non sono intenditrice dermocromia, ma credo di avere dei valori sul viso molto chiari, quindi se metto una cosa molto strong come il nero può sbattere un po'. Quindi questo mascara mi è piaciuto tanto, dura molto. L'unica pecca è che dopo un po', secondo me, mi ha iniziato a dar fastidio agli occhi, perché quando ero quasi alla fine, perché scade dopo 6 mesi, quando ero tipo al quinto mese, iniziava a darmi fastidio agli occhi perché avevo spesso prurito e irritazione. Credo sia questo il prodotto, non so, forse l'ho chiuso male io, ha preso troppa aria, non ho idea, però comunque mi piace molto quel prodotto. Se cercate un mascara marrone, questo qui è veramente top. Poi altro prodotto bocciato che mi sono decisa di buttare perché ho capito che non c'è storia, è il Vanilla Elixir Hair Serum di Pomelo & Co. Pomelo non mi è piaciuto per niente come brand di capelli, nonostante io abbia provato vari brand del genere, tipo Mermaid & Me, che sapete mi piace. Questa qua veramente mi unge un sacco i capelli, il profumo è veramente buono, sembra di provare tipo delle cose tipo non so, per fare i dolci in casa, qualche aroma, veramente un sacco buono, però sui capelli è molto unto. Non mi viene poi da usarlo, sono sincera, quindi ho detto amen, l'ho comprato tanto tempo fa, decidiamoci a buttarlo perché tanto non lo uso. Sempre per restare in tema capelli e siti molto sponsorizzati, passiamo a Mermaid & Me, che è questo shampoo Feeling Cozy ed è quello che sa di cioccolato, mi è piaciuto tanto, probabilmente d'ora in avanti, come vi ho accennato in altri video, non li comprerò più gli shampoo di Mermaid & Me, ma solo perché hanno un costo molto alto. Io con gli shampoo diciamo che non sono così tanto pretenziosa, l'importante per me è più le maschere, quelle cose lì, quindi penso che poi più avanti vedrete dei prodotti un po' più abbordabili, però comunque questo qui mi è piaciuto tanto, poi è naturale, tutte le loro varie robe, quindi se siete interessati andate a vedere. Prodotto comunque molto promosso, molto valido, quindi ve lo consiglio. Passiamo a Drunk Elephant, prodotto che non mi è piaciuto per niente purtroppo, mi dispiace tantissimo, che è il Sweet Pity Deodorant Cream. È un deodorante fatto in questo modo, che girando sotto, qua sotto, io ci ho messo un po' raga a capirlo, per questo ve lo dico, girando qua sotto esce il prodotto qua sopra. Allora, intanto ha un odore abbastanza sgradevole, tipo di pongo, e questo è un deodorante in crema, quindi va sotto le ascelle. Vi giuro, per me è come non mettere niente. Io per fortuna non sono una persona che suda tantissimissimo, che puzza tanto e cose del genere, ma questo deodorante è come acqua fresca, se non addirittura forse peggiorare, anche perché ha un odore molto 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 pungoso, molto, non so, di muratore mi viene da dire, cioè non mi piace per niente e per me non è un prodotto assolutamente promosso. Ne ho
ho sentito anche altre persone parlarne male. Purtroppo quando l'avevo comprato io ne parlavano tutti, ma né male né bene. Proprio io mi sono fatta un attimo abbindolare, ho detto boh, proviamo. Poi 15 euro mi sembra così, quindi neanche poco. Sinceramente preferisco quelli molto più low cost che si trovano al supermercato. Poi passiamo all'olio di Freshly Silky Passion Cleansing Oil. Diciamo che abbia finito abbastanza in fretta come olio. All'interno quanti ml ha? Adesso non lo sto trovando. 50 ml, boh, forse ci sta, ma mi è finito veramente molto in fretta. E come olio non è niente male, mi è piaciuto. Profumo agrumato ma al suo tempo dolciastro, non so, un profumo molto particolare, però mi è piaciuto veramente tanto per la doppia detersione, non male come prodotto, quindi nel caso se ne cercate uno vi consiglio lui perché mi è piaciuto molto. Poi passiamo al prodotto dell'erbolario, sfumature di dahlia, bagnoschiuma con estratto di dahlia. Questo qui è stato un regalo, non so dove si possa comprare, ma penso in erboristeria. Questo mi è piaciuto molto, non è proprio uno dei miei profumi preferiti per il bagnoschiuma in generale, per la cura della pelle. Però vabbè, molto carino, sa un po' tipo di amaretto, diciamo che è stato poi un regalo, quindi i regali si apprezzano sempre, però diciamo che non saprei bene quanto ne valga la pena comprare questo, cioè per fare un regalo ancora, ma per se stessi non lo so, boh, io preferisco altro. Però nel caso siete persone a cui piace sperimentare con i bagnoschiuma, questo qui è molto carino, ha un sapore, ha un profumo tipo amaretto, tipo mandorla, un po', non so come dire, quindi a me non è che mi ha fatto impazzire molto, molto, molto quel punto di vista lì. Però idratante, vi lascia il profumo sulla pelle, quindi molto molto valido da quel punto di vista. Poi ultimo prodotto, questo qua di Pomelle & Co, sempre, che anche questo mi sono finalmente decisa di buttarlo perché mi rendo conto che non mi piace, non lo uso mai e non so neanche perché l'ho comprato effettivamente, perché è un texture spray salte aloe che praticamente mettendolo alla cute fa un effetto un po' più voluminoso ai capelli. Non l'ho mai usato, odio mettere i prodotti sulla cute perché ho sempre l'idea che me li sporchino più in fretta, quindi boh, non saprei, non lo so, vedete un po' voi se ci sta a comprarlo. Io sinceramente da Pomelo credo non comprerò più nulla perché tutti i prodotti che ho comprato, praticamente tutti non mi sono piaciuti. Mi dispiace tanto, però effettivamente non ne sento neanche così tanto parlare come una volta su Instagram soprattutto e sui social in generale, quindi forse vuol dire che questo gran hype è finito perché c'è un motivo probabilmente. Benissimo, questi sono tutti i prodotti che ho finito, che promuovo, che non promuovo, eccetera, eccetera, quindi fatemi sapere voi se conoscete questi prodotti, se me ne consigliate di simili, se non lo so, qualsiasi cosa voi abbiate da dirmi, fatemela sapere qua sotto nei commenti. Ho cercato di darmi una bella stringata a sto giro perché mi rendo conto che sto tanto tempo lì a soffermarmi sui prodotti e magari vengono dei video troppo 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 lunghi, quindi ho cercato di darmi una mossa. Spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto e vi ricordo come al solito di lasciare un mi piace, un commento e un'iscrizione nel caso non foste ancora iscritti. Ci vediamo super prestissimo con un altro video, quindi alla prossima e ciao a tutti!